Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare all'uncinetto questi bellissimi orecchini. Sono semplicissimi e si realizzano anche in pochissimo tempo, quindi un progetto ideale anche per i principianti, per coloro che stanno iniziando a lavorare all'uncinetto, ma che comunque vogliono realizzare qualcosa di carino. Li potete realizzare di tantissimi colori, potete anche invertire il colore del cerchietto con il colore del fiorellino. Insomma, in base alla vostra fantasia ne potete realizzare tantissimi. Veramente tantissimi in vari modi. Allora, prima di andare al tutorial, andiamo all'occorrente, però prima vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram e su TikTok. Inoltre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Adesso andiamo all'occorrente e poi andiamo al tutorial. Allora, per realizzare gli orecchini io andrò ad utilizzare questo cotone blu, è un cablé numero 5 che andrò a lavorare con un uncinetto numero 2,5, però voi potete realizzare gli orecchini anche con qualche altro filato che avete a casa. Poi ci occorreranno dei cerchietti in plastica, io andrò ad utilizzare questi qua da 3 cm di diametro, questi li potete acquistare tranquillamente sia tramite internet su internet oppure li potete acquistare in qualsiasi merceria. Inoltre poi ci occorreranno 2 perline, io andrò ad utilizzare queste perline in colore bianco in plastica, poi ci occorreranno 2 monachelle, 2 anellini apribili, un ago per andare a cucire le nostre perline, quindi andrò ad utilizzare quest'ago con la cruna un pochino più larga e infine ci occorreranno delle pinze da bigiotteria. Bene, questo è l'occorrente, adesso andiamo al tutorial. Allora, iniziamo a realizzare il primo orecchino. Entrambi gli orecchini vanno lavorati nello stesso modo. Allora, iniziamo con andare a rivestire il nostro cerchietto di plastica di tutte maglie basse e facciamo in questo modo. Mettiamo il filo così, poi appoggiamo il nostro cerchietto di plastica sul dito dove abbiamo già messo il filo, andiamo con l'uncinetto sotto. Cioè all'interno del cerchietto di plastica prendiamo il nostro filo e andiamo a lavorare una maglia bassa, così una maglia bassissima. Ora di nuovo uncinetto nel cerchietto, se riusciamo andiamo ad includere anche la codina e prendo il filo e lavoro una prima maglia bassa. E così via andiamo a rivestire tutto il nostro anello di tutte maglie basse, così. Ecco, quindi andiamo avanti e proseguiamo a rivestire tutto l'anello, poi magari arrivato a un certo punto possiamo anche andare a tagliare la codina. Una volta che l'abbiamo inclusa bene nella lavorazione, la possiamo anche andare a tagliare. Quindi io vado avanti, continuo a riempire il mio cerchietto di plastica e poi vi farò sapere, prima di terminare, quante maglie basse ho lavorato. Ho terminato e ho lavorato in totale 38 maglie basse. Ora l'uncinetto nella prima maglia bassa che abbiamo realizzato del giro e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, così tiriamo il filo e andiamo a tagliare, tagliamo e tiriamo, andiamo a nascondere con l'ago. Ho infilato la codina con l'ago e ora andiamo a nascondere la codina attraverso la lavorazione in questo modo, vedete? Così faccio qualche passaggio e poi posso andare anche a tagliare così.
Abbiamo così terminato la prima parte dell'orecchino, adesso andiamo a realizzare il fiorellino. Allora, per il fiorellino andiamo ad avviare un anello magico, quindi facciamo passare il filo intorno alle dita così, formiamo una X e con l'uncinetto vado a prendere, con l'uncinetto vado sotto al filo qua, prendo questo qua che è di sopra e chiudo con una maglia. Con una catenella, una maglia bassissima così. Ora vado a lavorare 3 catenelle, una, due e tre. Lavorate le 3 catenelle, vado ora nell'anello magico a lavorare 3 maglie altissime, quindi due volte il filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nell'anello magico e lavoro una prima maglia altissima. Di nuovo, due volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare una seconda maglia altissima. Filo sull'uncinetto due volte e vado a lavorare la mia ultima maglia altissima delle tre maglie altissime, del gruppo delle tre maglie altissime. Terminate le tre maglie altissime, vado a lavorare 3 catenelle, una, 2 e 3 e chiudo con una maglia bassissima sempre nell'anello magico. Così. Abbiamo in questo modo lavorato il primo petalo del fiore. Così. Ne dobbiamo andare a lavorare in totale 5. Quindi, di nuovo parto dove abbiamo lavorato la maglia bassissima con 3 catenelle, una, due e tre, e poi vado a lavorare il mio gruppo di 3 maglie altissime, quindi una prima maglia altissima, una seconda maglia altissima, una terza ed ultima del gruppo. Tre catenelle, una, due e tre, e una maglia bassissima. Abbiamo in questo modo realizzato anche il secondo petalo del nostro fiorellino. Andiamo avanti e ne dobbiamo realizzare in totale 5. Due già li abbiamo realizzati, ne dobbiamo realizzare altri 3. Terminato di lavorare tutti e 5 i petali, ora andiamo a tirare la codina questa qua più corta per andare a stringere un po' il nostro anello. Quindi tiriamo e andiamo a lavorare una catenella, così. Tagliamo i fili, e sempre con un ago da lana andiamo a nascondere queste codine attraverso la lavorazione sul retro del nostro fiore. Terminato il nostro fiorellino, adesso dobbiamo andare ad applicare la perlina al centro, così. Potete sia metterla incollarla con un goccino di colla, però noi la andiamo a cucire. Ho già preparato l'ago con un po' di filo e facciamo in questo modo. Una volta che l'ho infilato, mi inserisco con l'ago qui, una parte qui, così, e tiro. Tolgo l'ago e lo vado ad inserire da quest'altra parte. Quindi una volta che abbiamo inserito l'ago da quest'altra parte la codina, andiamo ad inserirlo ora nel lato opposto dove l'abbiamo inserito qua, quindi nel lato opposto, qui, in modo tale da far andare proprio la perlina al centro. Ed ecco qui. Ora andiamo sul retro e facciamo
Facciamo qualche nodino tra le due codine. Così. Abbiamo fissato bene la perlina e andiamo con le codine a fare la stessa operazione di andare a nascondere attraverso la lavorazione sempre con l'ago. Ed ecco che una volta che abbiamo terminato il fiorellino e abbiamo riempito il nostro cerchietto di plastica con maglie basse, possiamo andare a comporre il nostro orecchino. Prendiamo uno degli anellini d'acciaio e li andiamo ad aprire leggermente, mi raccomando, molto, in modo molto delicato, così. E andiamo ad inserirlo in qualsiasi una delle due parti, in qualsiasi parte del nostro anellino. E lo vado ad inserire qua dove abbiamo chiuso con una maglia bassissima, così. Ora andiamo ad inserire anche il nostro fiorellino con uno dei qualsiasi petali. Quindi andiamo qua e poi andiamo a richiudere l'anellino sempre in modo molto delicato, in modo tale da non deformarlo, così. Una volta che abbiamo unito sia il petalo che il nostro cerchietto, andiamo ora, così, andiamo ora a mettere la monachella. Io la monachella l'andrò a mettere sulla parte del cerchietto, però volendo potete fare anche l'inverso. Però mi piace che scende come che termina così con il fiorellino. Quindi prendo la mia monachella e faccio la stessa cosa, la vado ad aprire leggermente e la vado ad inserire qui. Diciamo proprio sulla parte uguale dove abbiamo messo il cerchietto, l'anellino apribile, quindi qua nella parte corrispondente. Devo aprire un altro pochino. Una volta che abbiamo inserito la monachella, qui ci vuole un pochino di attenzione, andiamola a richiudere così e la stringiamo un poco. Ed ecco che il nostro orecchino è terminato, quindi un progetto facilissimo, semplicissimo e si realizza in pochissimo tempo. Allo stesso modo andate a realizzarne un altro uguale, quindi può essere un'ottima idea regalo, però comunque resta un regalo originale perché comunque è un oggetto fatto a mano. Quindi questo è il mio tutorial, spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile e come sempre di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!